piace la musica dance, che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace che non mi sento più giù. Mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace anche se non ci sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like, con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Dove si balla? La strada di casa, non mi sembra vero, c'è contrada per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco, chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Quando è appiccicato tutti i momenti che hai passato con me sopra il frigorifero. C'è la mia faccia e mi fa ridere che sono da tutte le parti, girando gli angoli di questo mondo. Non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia. In mezzo a tutte le luci noi siamo gli unici con le tapparelle chiuse. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte. No, no, non voglio stare. Matte, allora, che ne dici della fine del Cristo? Sei contento oppure? Insomma. Perché? Dico perché almeno un po' mi posso rilassare, camminare. Però? Però non sono contentissimo. Mannaggia. E senti, ti sei divertito in questi giorni di Crest? Sì. Quanto? Un 9 e mezzo. Grazie mille. Antonio, con chi hai legato di più in questi giorni di Crest? Leggiamo un po' per tutti. Pure con gli animatori? Sì. Sono stati simpatici? Sì. Qualcuno antipatico oppure? Diciamo. Diciamo, non diciamo il nome però. Va bene. Grazie Toto, vai a farti un tuffo. Certo. Oddio. Che cosa avete fatto in questi giorni di Crest? Ci siamo divertiti. E siamo usciti con altri bambini. Vi ho fatto nuove amicizie. Nuove amicizie. E che mi, qual è stato il gioco più bello che avete fatto? La presentazione del nostro signore. Sulla sabbia, bellissimo. Chi è arrivato prima in quel gioco? Gli scappi.
E voi di che squadra fate parte? Io, Abby e lui con Mina. Grazie mille. Fate un tuffo? E lei che mi dice? Ah, tutto a posto. Qui, oggi è l'ultimo giorno. Ci siamo divertiti. È stato bellissimo. Per i bambini soprattutto. Ci siamo divertiti tanto. Fai parte dei preanimatori tu, vero? Animatore. Animatore, perfetto. Hai legato con animatori, hai fatto amicizie? Sì, amicizie, pure con i bambini. Pure con i bambini, si vede. Che ne dici di concludere questa intervista con un bel tuffo? Va bene, vieni, tuffo, vai. Andiamo, uno, due, via. Toto, ti mancherà questo crest? E perché ti mancherà? E sei piace tanto. Perché vengo sempre a giocare, mi diverto. E basta? Che cosa fai altro? E giochiamo e mi faccio nuove amicizie. Chi ti mancherà di più? I giochi. I giochi? E c'è qualche bambino o bambina che ti mancherà di più? Sì. E chi? Un animatore. Un animatore? E chi è? No. Una femmina. Una femmina, un'animatrice allora. E chi è? Giorgia Carrozza. Mandagli un bacio. Ciao. Causato il dissesto geologico della spiaggia di... Tradotto, di abbiamo impossato il pulmino. Con più parole più prosaiche, meno, come dire, accusatorie. L'abbiamo fatto anche questa. Però, grazie all'eroico intervento dei pompieri. Degli animatori pompieri. Degli animatori pompieri abbiamo salvato tutta la baracca. Com'è stata quest'ultima settimana? Meravigliosa, per me è un ritorno all'infanzia. Al tempo passato, poi avevo compagnia, quindi che spero di incrementare l'anno prossimo, sarà un po' difficile perché la DM giro soltanto lì. Chiediamo a Valerio, devo chiedere a Valerio. Guardate. Grazie. Valerio, tu sei nuovo questa settimana. Sì, e non di Condofuri. Di dove sei? Di Roma. Addirittura di Roma. Ti sei divertito questa settimana? Sì. Perché diciamo che tu sei arrivato quest'ultima settimana. Esatto, sì. Infatti apparentemente mi sembravano tutti molto carini e coccolosi, però mi hanno detto di no, quindi. Però come ti è sembrato alla fine? No, molto bello. Poi qua fate il centrissimo al mare, ma Roma che non sapevo. Va bene, che dici di chiudere questa intervista con un bel tuffo? Lei è Talisia, anche lei viene da Roma, vero? Sì. Com'è stata quest'ultima settimana? È stata bellissima, molto indimenticabile. Hai fatto nuove conoscenze, suppongo. Sì, con tutti gentili, disponibili, mi piace moltissimo. Va bene, che dici anche tu di chiudere questa intervista con un bel tuffo? Va bene, perfetto. Le tue considerazioni su questo crest? Allora è stato bellissimo, anche uno dei migliori, con un po' di attacchi per tutti. Però che volete, con i bambini è divertente. Non viene mai più, adesso. Non vengo mai più. È stato bellissimo, non vengo mai più. Dai, un bel tuffo. Vita in un mondo che non ha confini, siamo nati per puntare in alto la vittoria all'insè di avi. Tutti in gara, pronti per la sfida, affrontiamo le difficoltà e ad ogni ostacolo sopra la salita. Il mio cuore forte si farà, basta movimento per alzarsi in volo, afferra la mia zampa.